alla fine siamo stati sotto 4 gol, abbiamo reagito e le ragazze sono veramente state bravissime. Tutto secondo tempo è stato uno sopra, uno sotto. Purtroppo ultimo tiro, ultimi 2 tiri, se entrava uno di quei 2 la partita sicuramente avrebbe fatto una fine diversa, ecco. Poteva festeggiare Italia, però io alle ragazze non posso proprio dire nulla di comportamento, di grinta, di cuore veramente grande. I miei complimenti grandissimi. Questa squadra oggi veramente mi ha fatto sudare, però sono state brave. Mi dispiace perché ora ci aspetta in semifinale la Spagna, che è la Spagna, però non dobbiamo mollare, dobbiamo credere e cercare di arrivare a finale. Certo, analizzando le 3 partite è stato un championship in grande crescita per l'Italia, siamo cresciuti partita dopo partita. Sì, siamo cresciuti tantissimo e questa poteva essere una finale secondo me, perché praticamente per tutte e 2 squadre, anche dicendo da loro allenatori, che questa è finale secondo me, mettiamo la Spagna fuori. Ecco appunto, adesso c'è la Spagna che l'abbiamo vista in questi giorni, è una squadra che è sembrata un gradino sopra le altre, d'altronde viene dalla prima divisione, è l'unica retrocessa di questo championship, però noi giochiamo in casa e abbiamo detto adesso giochiamo col piglio di una squadra che se la vuole giocare fino alla fine. Sì, sicuramente sarà una partita durissima perché la Spagna ha una difesa molto aggressiva, una difesa su 9 metri, non ti permette il tuo gioco, ma abbiamo un giorno di riposo, di riposare la testa, di cercare di tirare su morale e di prepararsi per questa partita e giocarla fino alla fine. E sono sicura che le ragazze entreranno in campo convinte. Sì, purtroppo è andata così, ce l'abbiamo messa tutta e penso che si è visto, ma questo non ci deve abbattere e pensiamo già alla semifinale. Complimenti alla Serbia per la partita di oggi, ora ci alleneremo soprattutto domani sicuramente per studiare meglio, al meglio la Serbia e vediamo come va, ce la metteremo tutta. Cosa è mancato oggi secondo te? Guarda, sicuramente no il cuore, perché ho visto le facce delle mie compagne e veramente hanno dato tutto e non lo so, magari qualche sbaglio in meno dovevamo fare sicuramente, però va bene così. L'impressione è che quando giocate in velocità, quando riuscite a prendere il ritmo nel corso della partita, siete obiettivamente inarrestabili anche contro la Serbia. Sì, sicuramente, fortunatamente abbiamo un roster che comunque ha tiratori sia sui 6 metri che dai 9, quindi possiamo fare entrambe le cose.